Tutti sono per video games e niente ragazzi, oggi finale di House of Ashes. Secondo voi questa qui riuscirà a salvare tutti? Poi che cacchio succederà? Riuscirò a prendere decisioni giuste? Non lo so manco io. Beh, in realtà sì, visto che questo intro lo sto registrando dopo che ho giocato, quindi solo io so la vera risposta. E niente, vabbè, a parte sta cazzata, ragazzi, non perdetevi neanche un minuto di questo video perché ne succederanno di tutti i colori. Non sono stata neanche un attimo tranquilla, di mortacci loro. E niente, vabbè, vi lascio al video, spero vi piaccia. E ho preso altri infarti e niente, vabbè. Andate all'ultimo minuto per vedere se li ho salvati tutti o no, E niente, vabbè. Quanti cazzo di mozzoli ci sono? Ve lo dico già, moriranno tutti al 100%. È Vedi quello impossibile che che vedo io? salvo tutti. Mamma mia. Quegli ammassi sono montagne di bozzoli. Saranno migliaia. Se noi li facciamo esplodere, bruceranno. Non ce ne possiamo ritornare indietro invece e andarcene a casa, no? Si sono fissati che li vogliono far tutti fuori. Merda, si schiudono. Dobbiamo muoverci, presto. Oddio. Ok, ascoltate. Finora è stata dura. Abbiamo perso dei compagni. Ma questa è l'occasione per vendicarci di tutto. Piazzeremo su quei cumuli tutte le nostre cariche e poi le faremo esplodere da remoto. Appena saranno saltate, ci fionderemo fuori. Con un po' di fortuna, oltre a friggere qualcuno dei vampiri, creeremo un diversivo. E se moriamo, almeno portiamo con noi qualcuno di questi bastardi. Ok. Chi andrà a piazzare la dinamite? La domanda, chi c'è andato? Fanculo, vado io. Oddio, Nick. Sei pazzo, andremo insieme. No, più si è, più è probabile che si venga scoperti. Prendi il detonatore, se non torno indietro... Ma c'è un coraggio. Se io non torno... No. Fai saltare no, le cariche. No. Ma non anticipare troppo i tempi. Per tutto il tragitto, resta in contatto radio. E se la radio non prende? Lancio un razzo. Lo vedete? E premete il detonatore. Torna presto. E sta attento. Siamo intesi? Ti servirà. Nick muore al 100%, ve lo dico. Di certo, grazie. Mamma mia, che ansia, raga. Una caga per lui, poverino. Mamma mia, che coraggio che ha. È da ammirare questo personaggio qui, davvero. Oddio. Laggiù, ne ha davanti uno, a sinistra. Nick, alcuni bozzoli si stanno schiudendo, devi muoverti in fretta. Oddio, che devo fare? Che devo fare? Oddio, che devo fare? Che devo fare? Primo candelotto piazzato, passo. Oddio. Mi viene l'infarto. Destra o sinistra? Fare le cuglione, che cazzo, poverino, pure no, perde pure sangue, così le attiriamo. No, Nick muore, non facciamo un cacchio. No, non sono bravo in questo. Madonna mia.
Oh! Perché te lo devono far fare sempre due volte che ti viene già l'infarto? Con uno. Basta, eh? Hai rotto i coglioni, via! Ok. Però c'è quel cacchio di Kurum che deve rompere sempre i coglioni. Lo ritroverà avanti prima o poi. No, questi se sono tutti i veri! Nick! Ti prego, non morire! Ti prego! Guarda! No! Però se lo ritrova dietro quello lì, poco ma sicuro. Porca merda! Le cose si mettono male laggiù, fratello. Perché non lasci perdere le altre cariche e torni indietro? Guarda. È il bersaglio grosso. È troppo lontano. Ritirati, avanza. Che devo fare? Mi ritiro? Ok, torno indietro. E preferisco tornare indietro, non voglio farlo rischiare io. No! Premi il pulsante! No! Se ho fatto una buona scelta, non lo so, però non volevo rischiare Nick, cioè andando lì moriva al 100%, cioè come facevo a uscire fuori da lì? L'unica cosa è che adesso abbiamo una... adesso sono un cazzo amari, tocca a me, giusto? No, ma è possibile che sto coso si rompe sempre, che cazzo? La prossima volta portane 5, 6, 10 mila. Portatene. Bene, è ora di lottare. Mamma mia, 3444 piedi, siamo lontanissimi dalla superficie. Dove cazzo è Salim? Oddio, Salim? Le cariche hanno funzionato. Mi sa che qui sta per venire giù tutto. Quello è Salim, è ancora vivo! Salim, rispondi! Ci sei? Sono circondato. Si mette male per me. No! Vampiri! Ma come? Vampiri. Nick che ne aveva un casino! No, dai! C'è poco da pensare. Se torniamo là sotto, moriamo con ma lui. Ma non voglio lasciarlo io! È un uomo morto. Andiamo! Ma vedi sto stronzo! No! 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 Quell'uomo non è uno di noi. Ma vi ha aiutato. Non si abbandona nessuno, ci vediamo. No. Non si abbandona nessuno. Vado. Salim è uno di noi ora. I Marine non lasciano. Ecco. Mi senti, Salim? Dovessi morire qui. Dio mio figlio, che ho fatto il possibile. No, glielo dici tu. Dirai tu. Appunto. Vedi, l'abbiamo pensato uguale. No. Stiamo scherzando? No. Io non voglio abbandonare Salim. Ma li ha aiutati. Non sarebbe giusto. Mori. Ops. Vai. Oh. Ok. Nico neanche bastamente il foto. Volete unirvi alla festa? L'ho detto io, questi due alla fine diventavano amiconi. Oddio.
però. Lento! Jason! Oddio. Vai! Ok, la premonizione. Ti ricordate? Vai, Salim! I love you! Che diavolo, avresti potuto colpirmi! Già. Ma ti ha salvato il culo! Cioè, lui se la sorride, se la scherza così, bello, tranquillo! Andiamo via da qui! Vai, via! Oh! Krum, hai rotto di culo, come te lo devo dire? Ma te ne vuoi andare? No, uccide uno dei due! E rimani lì con loro, non rompere il cazzo. Scusate, interrompo, faccio stop perché ho paura, mi salta la registrazione. Va bene, andiamo avanti. Qualcosa dovrà ancora accadere perché sono ancora tutti salvi. È impossibile. Fino adesso mi sono salvata il culo, impossibile. Ma sto coso non si può portare su, che ma non lo so, magari dove c'è il sole. Mamma mia. Ragazzi, è stata una cosa fuori. Siete testa. Pazzi proprio. Quei bastardi c'erano addosso. Ma io e Salim. Mamma mia. Abbiamo sfondato in mezzo come se fossimo al Super Bowl. Ma quel bastardo è ancora vivo di Krum però. Ascoltate, non siamo fuori pericolo. Ma voi ragazzi, cazzo, siete i migliori. Anzi no, il meglio del meglio. E torneremo a casa. Spero. Urrà! Voglio urlare anch'io. Urrà? Urrà! Urrà! Mamma mia. Oddio ragazzi, oddio, che cacchio abbiamo dovuto affrontare. 129 piedi. Beh dai, un po' meno. Sto posto sta crulla comunque. Di qua, presto. Dai, andiamo. Basta che non muoiono schiacciati adesso. Eric, perché non sali? Che cacchio, guardi! Coraggio, andiamo insieme. Che cacchio, si è fermato a guardare lì, vattene! Oddio, no! No! Clarice! No! Ok? Madonna! Forse era meglio se la uccidevo prima, non lo so. Vai! Ok? Non devo sbagliare, ragazzi, rischio. Vattene via! Oddio. Ok. Mi dispiace per lei però. Forse era meglio se la uccidevo. Perché poverina. Mi dispiace. Merda. Non avrei dovuto lasciarla andare. Penso anch'io. Non dovevo portarla qui. Poverina, che brutta fine. Andiamocene, vi prego. Sentite, io vi ho salvato il culo fino adesso, se morite perché? Mi fate schiaccia? Se morite perché vi cadono le cose addosso io ammazzo, ve lo giuro. Dopo 3300 infarti. Ok, il gioco si sta un pochettino bloccando, eh. Oddio.
non uscire adesso? Sole? Statua! Usciremo da lì! Ma questi devono reagire sole. Dai, dai, che ci siete! Dai, 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 dai! Ah, è quella mano! Vi ricordate quando siamo caduti si vedeva quella mano messa così? Penso sia quella! Ma no, vabbè, non ci posso credere. Perché se non sbaglio, mi ricordo si vedeva una statua con una mano così. Da una delle buche. Zona di atterraggio. Il sole! Ti prego, uscite tutti. Uscite tutti. Uscite tutti. Basta, non ne posso più. Mi avete fatto perdere anni di vita pure. Mamma mia. È finito? Basta, abbiamo finito. Li ho salvati tutti e cinque. Mamma mia. Oddio. È andata. No, io... Godetevi il sole, ragazzi. Godetevi la luce. No, non ci credo che li ho salvati tutti e cinque. Non ci posso credere. Ci sei ancora, fratello? Che cazzo ho fatto? Due superstiti. Possiamo finalmente tornare a casa, Marincazzo. Dropkick a Coyote 2. Prova radio. Passo. Qui Reno 1-5, ti ricevo. Sì! Dove eravate finiti? Passo. I mortacci. Se lo sapreste, ciao. Ne siamo usciti vivi. Ce l'abbiamo fatta. Non ero più abituata a questa luce. Oh! Quei pastori saranno ancora qui intorno? Avranno una vita. Vabbè. Devo tornare a casa. Poverino pensava a quello. Lui. Sarà preoccupato per me. Poverino. Perché sta andando via il sole? No. No, vi prego, no. No, vai. Di nuovo. No, basta. No, li ho salvati tutti e cinque. Non rompetemi le palle. Avevo salvati tutti. Giustamente sembrava troppo strano perché li avevo salvati tutti. Entriamo, presto. Se ne stiamo fuori. No. Mi sembrava che era bello per finire così. Ma perché? Le difese! Barrichiamoci all'interno! All'interno? No, vabbè. Il gioco va così, ragazzi. Di fatto alcune volte si impappina e prima che vedo il tasto del mouse ci vuole 300.000 anni. Perfetto. Basta che non arriva pure Kurum e siamo nella cacca. Quanto tempo durerà questa eclisse? 6 minuti massimo. Dobbiamo resistere. 6 minuti? È troppo tempo. Cazzo. Non posso accelerare. Proprio ora doveva esserci sta cazzo di eclissi. Stanno sfondando. 6 minuti. Resistiamo 6 minuti. Abbiamo resistito tutto il tempo del gioco, dai. Nick! Vai, 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 salvala! Cazzo. Muori e non rompere i coglioni. Oddio. Sto attaccando addosso, raga. Salim, stai attento. Merda, pochi colpi. Oddio. Merda, ultimi colpi. Ah, altra idea brillante? Non ne ho la più pallida idea. Ah. Vedi, meno male. La voglia. Tutto qui. Razzi. E le munizioni. Ah. Accesi. Li allontaneranno. Io pensavo erano proiettili. Vabbè. Chi è Kurum questo? E lo sapevo io che era lui. E basta. Hai rotto le palle! Kurum, hai rotto lì Kuyun proprio stavolta, eh! Non li
farai fuori, brutto pezzo di merda. Li ho salvati tutti e cinque, tutti e cinque devono rimanere. Chiaro? Ma insomma, posso fare qualcosa? Oh, finalmente. Mori! Vuoi morire? Muori! Muori! Oddio! Vai! Adesso non puoi salvarti. Oh, non te bloccare, eh? Mi sono salvata il culo, se manca pure che... Ok. Bene, siamo circondati. Però abbiamo fatto fuori Kurumi. Faremo fuori anche gli altri. È stato bello conoscervi. Ma che Salim, col cacchio. Cerco di proteggervi tutti adesso. Siamo arrivati fin qui. Non ci penso neanche, Rachel. Oh, se si blocca il gioco però mi incaccio, eh. Cosa devo fare? Ok. Dimmi cosa devo fare. Perfetto. Adesso mi avete rotto le palle. Ok, Eric. Mamma, Eric. Eric! Nick! Vai! Salim! Ok, vai Salim! Paura per Salim, perché lui deve tornare da suo figlio. Vai, vai, poverino Jason. Ok, quanto cazzo dura ancora sti eclissi? Ok, cercando di rimanere lucida, ragazzi. Quindi non si può anche al momento. Oh, non lo so, ma sono presa bene, mi sono infattivita proprio. Oddio, di nuovo. Pensavo che toccava uno ciascuno, poi basta. Vai. Niente, per forza qualcuno deve morire. Basta. Vuoi morire? E ti devi dai coglioni. Se Kurumi l'abbiamo fatto subito fuori così, io pensavo ci volessero 300.000 anni. No, no, no. Eh? Sì, il sole! Il sole! Via, ciao cari, ciao, ciao, via, 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 via. Adesso basta però, basta. Mi sono salvati tutti e cinque, adesso basta però, basta. Sarebbe un miracolo, perché non mi è mai successo. Ma vabbè, se li ho salvati tutti e cinque, come cazzo ho fatto? Che altro, mi ha preso una rabbia che voglia di ammazzarli tutti. Sono stata molto lucida, direi. Ero molto ansiosa, ma sono stata lucida, dai. 4, dimmi se vedi i nostri. Guardateveli via! Là, squadra d'assalto! Oh, grazie a Dio. È fatta. Sì! Vai, ho salvato tutti e cinque! Non ci posso credere, è la prima volta che mi capita!
solito negli altri giochi ho fatto sempre schifo e li uccidevo tutti. O me ne rimanevano due, uno vivo, vabbè. Oddio, Salim, no, poverino Salim, no! No, no, non me lo toccate, che quello deve tornare a casa da suo figlio, no! Oddio, non è che adesso non rivede più suo figlio, perché no, no, lasciatemelo libero, io vi ammazzo. Era lì con loro, ci sarà un motivo. Uno è un prigioniero. No, ma così non lo vede più. Com'è che vivo, lo potrà rivedere magari, però no, 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 lasciatelo libero, no, 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 lo dovete lasciare libero, dai. Dai, sono contenta. Scusate. Oddio, sì, però Salim, poverino, no. Ma no. Ma Salim non si poteva nascondere, tipo. Vabbè, lui è contento perché è rimasto vivo alla fine. Cioè, l'importante è rimanere vivi. Adesso non lo so cosa fanno, cioè. Non lo so cosa faranno con lui, sinceramente. Oh, vediamo. Ragazzi, sono morti tutti a 5, scusate, ma mi viene da piangere. Oddio. Ah, ciao curatore, per una volta glielo posso dire. Li ho salvati tutti a 5. Minchia, che culo, cioè, me la son giocata bene, dai. E dillo che l'ho giocata bene. La mente ha luogo a sé. Dai che l'ho giocata bene, dillo, dillo. Può fare del paradiso un inferno o dell'inferno un paradiso. Complimenti. Grazie, grazie. Sembra che i tuoi protetti siano emersi dal loro inferno tutti interi. Seppure questa esperienza continuerà a tormentarli per il resto della vita. E vorrei vedere. Attenderò con ansia il tuo ritorno. Non ti spezzare, sbloccato. Sceglierò una storia un po' più familiare questa volta, in un luogo dove passare una buona notte di sonno. Ma sappi che ovunque sarà, non riuscirai ad andartene facilmente. Yeah. A presto, dunque. Conosci l'uscita? Ormai sono 2 anni, 3 anni, da quant'è che ci conosciamo, insomma, vabbè. Arrivederci, alla prossima. Oddio, lo so, fatto tutti e 5. Tutti e 5! Scusate se lo continuo a dire, ma non è mai successo! Madonna mia! Ma sto giocando, posso dire, dai! Posso dire che sto gioco ho giocato bene. E dai, per una volta fatemelo dire. Di solito dico che gioco una chiavica. Per una volta posso dire, l'ho giocata bene. Ho fatto delle scelte giuste. Per arrivare, cioè, se sono arrivata con 5 personaggi, vuol dire che le scelte che ho fatto erano giuste. No, non te bloccare, Non te bloccare. In ritardo e sembri un zombie. Io sono appena sceso da un aereo, e tu? Ah, non lo posso bloccare, porca miseria. Film di merda, cibo di merda, posti stretti. Ti hanno messo in fondo? Vicino accesso. Ottimo. Il caffè era ok. È in muffin delizioso. E allora di che te lamenti? In volo. Che dice il team di analisi? 4 dell'unità ISG sono vivi. Li stanno interrogando. Andiamo? Dopo di non te? Fate del male a Salim! E l'entità? Mai visto nulla di simile. Vedi, sono andate a recuperare. Schifo. Dai, attento qualcuno. Project Jason, primo tenente, marine di ricognizione. Il meglio del meglio. Oh, così dicevano. Cazzo! Quante volte dovrò ripetere sempre la stessa storia? Capisco, ma il comando deve chiarire alcune. Devo chiarire, che cazzo ce l'hai di chiarire? Non c'era niente di regolare! L'alleanza con un nemico, per esempio. Voi non c'eravate, cazzo! Quei mostri ci massacravano! Non importava chi fosse, ci serviva qualsiasi aiuto! Vorrei vedere se c'eravate voi là sotto. Sono tornato in quell'inferno per salvare Salim! Quell'uomo valeva 5 di voi stronzi! Bravo! Semper fi, cazzo! Semper fi! Non so perché ho fatto così prima, vabbè. Hanno collaborato con un soldato iracheno? Sì, una guardia repubblicana. Deve aver fatto colpo se Kolchak è tornato a salvarlo. Voglio proprio conoscerlo. Non gli fate male, Non risponderò finché non mi farete vedere mio figlio! Non è così che funziona qui.
Non potete capire. Jason è tornato a salvarmi. Non vi dice niente? Laggiù, la vostra dannata guerra era conclusa. Vorrei parlare ancora delle entità. I vampiri. Fatico a credere che tu abbia ucciso uno di loro con quello. Se mi sleghi, ti posso dare una dimostrazione. Ma il team di analisi sta raccogliendo queste persone, non ci credo che tu... Vieni giù, quando c'eravamo noi a fare queste cose. Era dinamite? Non si sa come l'abbiano trovata. No, sono stanco. L'ho già detto. Era una città intera piena di mostri. C'erano dei bozzoli, migliaia di bozzoli. Quanti erano gli organismi ancora in vita? Troppi. Spero per noi che siano tutti bruciati. Oddio. Questa storia ricorda Winterfold. Qui abbiamo il colonnello King, il genio del gruppo. Ha scoperto più di quanto sperasse. Quel che sappiamo sulla biologia non ha più senso. Questi esseri sono evoluti, sono più forti di noi, più intelligenti di noi. Se volete fare chiarezza, dovete prendermi sul serio! Nessuno di noi mette in dubbio la gravità della situazione. Diverse persone sono morte. Io sono sopravvissuto. E farò di tutto perché quegli esseri rimangano sepolti in quel buco infernale. Parliamo di Kelos. Che è sta roba? Forse il liquido? Boh, non so, l'ho sparato a caso. Mi credi ora? Lui è Miller. Ti dovrà interrogare. Interrogare? Forse non avete ben chiare le priorità. Quelle creature sono ancora là sotto. Cosa pensate di fare? Avremo tutto il tempo per discutere. Questi fanno riempire il mondo. Ti consiglio di ringraziare il cielo per esserne uscita viva. È un vero miracolo che tu sia sopravvissuta là sotto. Ho imparato a contare solo su me stessa e sulle mie forze. Torniamo subito. Confermato per domenica? Jenner cucinerà cinese, confermatissimo. Però pensano a quello, non è a quelle cose che ci sono là sotto. Non mi abituerò mai a questo lavoro. E perché dovresti? Almeno questo era circoscritto. Una piccola fortuna. Allora, che cosa ne pensi? Non ha importanza. Ciò che conta è controllare il flusso delle informazioni. Per il mondo là fuori, qui non è successo nulla. Certo. Bastardi. Però Kurum, il corpo non l'hanno fatto vedere, era lì, ce l'avevamo ucciso là. Babba. Questo è il prossimo gioco, penso, vediamo. You wanna know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. Stai bene. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? Io penso che tu sei veramente un pazzo. Season 1 finale. Vabbè, The Dark Pictures, The Devil Me. De pazzoide in te direi di più. Oddio. Andiamo bene. Da quanto ho capito avremo a che fare con un killer nel prossimo gioco. Wow. Niente ragazzi, io direi di finire qua. Li ho salvati tutti e cinque. Non ci posso ancora credere. Sì, lo so, l'ho detto 300 miliardi di volte. Ma fatemi godere sta gioia. Cioè, non me l'ha mai successo. Niente, vabbè. Niente, poi vediamo quando esce il prossimo gioco. Spero di riuscire anche lì di salvare tutti i personaggi. Adesso non so com'è il gioco, però sicuramente ci saranno, penso, 5 personaggi come in tutti gli altri giochi,
come in questo, penso. Poi non so se cambio, cioè non so un cacchio. Quindi, boh, vediamo. E niente, spero che questa serie vi sia piaciuta. È stata molto diversa rispetto alle altre, perché ho salvato tutti. Boh, si vede che ero molto più lucida a giocare, anche perché alcune volte, non lo so, c'ho la testa altrove, sto giocando, ma c'ho la testa altrove e non... E praticamente non sto attenta a quello che succede, purtroppo mi capita. E niente, vabbè. Niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ciao ciao. Ragazzi guardate, praticamente ho appena finito il gioco e mi sono apparse queste cose qua. La speranza è l'ultima a morire. Hai completato la modalità storia in singolo 25.5%, cioè praticamente pochi giocatori l'hanno completato in modalità singolo. Poi 5 personaggi sono sopravvissuti al finale, il 12,8%. Praticamente la maggior parte ha fatto morire tutti. Come cazzo ho fatto? Io me lo spiego ancora, vabbè. Semper Fi. Jason è tornato indietro da Salim e hanno raggiunto insieme, insomma. Giocatori con questo 46,7%. Ma dai, cioè, era giusto tornare indietro. Poi Sterminatore. Salim è proprio sterminatore di vampiri. Salim ha ucciso 5 creature con la lancia, il 29,2%, cavoli. Beh dai, posso dire per una volta che ho giocato bene. Niente, vi volevo far vedere queste cose.